Volevo scusarmi con tutti perché sicuramente dopo l'espulsione ho perso un po' la testa. Non è vero che ero nervoso prima della partita, non è assolutamente vero. Mi ha innervosito molto l'atteggiamento di Arbitrino, che è ripetitivo col Milan, no? Già l'anno scorso ricordiamo i tacchetti di Frattino sulla faccia di Ragnar. Evidentemente lui ha un problema con il Milan e spero di non vederlo mai più. Insomma, Zoccolo duro ci è andato giù pesante su Arbitrino. Avete già annusato qualcosa da questi primi secondi che vi ho fatto ascoltare, ma adesso calma, perché ci siamo detti tantissime cose positive e negative nel post partita di Milan-Roma con il nuovo format che è partito. The Corner, siamo live una volta a settimana per analizzare tutto dietro le quinte della competizione. Detto questo, con calma, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Vi chiedo subito un like per supportare questa serie in cui vi regalo gli estratti di The Corner. E poi, come dite? Volevate farmi gli auguri perché sapete che oggi è il mio compleanno? Siete dei grandissimi, grazie di cuore. Ma tornando a noi e tornando seri, ricordatevi anche di supportarci sui vari social, quindi seguitemi su Instagram Fede Marconi e seguite la YouTuber League su Instagram, cosa molto importante per non perdervi anche lì le novità sulle prossime partite. Tornando invece a The Corner e a ciò che ci siamo detti post Milan-Roma, tutto era partito come sempre con calma, serenità assoluta e con alcune disamine anche passo indietro di chi sapeva di aver alzato un po' troppo la voce, tipo Ob Samuel. Nel post partita era ovviamente molto nervoso per i tanti episodi che poi abbiamo rivisto e adesso ci arriviamo, perché live si ha sempre la sensazione di irregolarità, di furto, di problemi. Poi però abbiamo visto, per esempio, per Lazio-Juve che gli errori erano 2 su 10 chiesti dalla Lazio, per esempio. Milan-Roma, vi anticipo, è stata leggermente diversa anche sotto questo punto di vista. Ecco, tra l'altro permettetemi di fare un grande in bocca al lupo a Sam che, come avete visto probabilmente su Instagram, si è fatto male, si è fratturato il perone giocando una partita di campionato e ovviamente gli auguro di tornare il prima possibile in campo nella YouTuber League, ma non solo. Comunque Sam nel post Milan-Roma era stato uno di quelli un po' più vivaci come atteggiamento. E Sam lì era caldo, lui come molti altri, come Berlini, come Lazza. Poi dopo, il terzo tempo che giochiamo noi su Twitch è sempre utile per rimettere un po' di serenità all'interno del clima e del senso di questa competizione. Allora, io innanzitutto ci tengo in maniera molto pubblica a chiedere scusa ad Arbitrino perché penso di aver tirato più nome io a fine partita che chiunque altro. Però non tutti la pensano in questo modo. Infatti, Zoccolo duro, che purtroppo non ha potuto partecipare per suoi impegni lavorativi, ma ci teneva a mandarci almeno un contributo, ha usato termini un po' diversi e soprattutto ci ha fatto capire di avere idee leggermente diverse su Arbitrino e un po' su tutto. Volevo scusarmi con tutti perché sicuramente dopo l'espulsione ho perso un po' la testa. Non è vero che ero nervoso prima della partita, non è assolutamente vero. Mi ha innervosito molto l'atteggiamento di Arbitrino, che è ripetitivo col Milan, no? Già l'anno scorso ricordiamo i tacchetti di Frattino sulla faccia di Ragnar. Evidentemente lui ha un problema con il Milan e spero di non vederlo mai più. Però volevo scusarmi per quello che è stato il mio atteggiamento. Pensavo che Fede mi bippasse un minimo. Ama lasciare il contenuto naturale, realistico, quello che succede veramente. Quindi voi vedete sempre quello che succede realmente, no? Chi è venuto ha visto. Quindi voglio scusarmi perché comunque c'erano tanti ragazzi, tanti bambini e non ho ottenuto un comportamento adeguato, quindi mi scuso. In secondo luogo voglio fare i complimenti alla Roma perché hanno fatto una grande partita, compreso Sergio Cruz, è ancora un grandissimo giocatore Sergio Cruz, che è stato furbissimo nella seconda ammonizione, l'unica che capisco di Arbitrino perché capisco che lui non l'ha visto, che mi ha strattonato, cioè io non si vede dalle immagini, ma io quella palla la sto andando a colpire di testa, la rimessa io la sto andando a colpire di testa. Sergio, che è un vecchia volpe scaltro, mi strattona, mi tira fuori dalla traiettoria e l'immagine parte che io sono già stato spostato. Mi ritrovo dietro di lui, corro verso di lui, cado per terra perché sono in equilibrio precario, gli cado sulle gambe, non lo strattono, non lo scalcio, gli cado sulle gambe perché ero stato sbilanciato. Capisco che l'arbitro lì non può aver visto la parte prima, vede quel secondo fallo, mi deve dare il secondo giallo. Su quello io capisco, cioè io lo so che è un errore perché mi ha strattonato, però è un errore che posso capire. Nel primo giallo lo capisco meno, nel senso che tu mi vieni a dire da regolamento è giallo, ho capito. Allora ci volevano altri 10 cartellini gialli per la Roma, a partire dal rigore che ci ha dato e poi ci ha tolto, quello non è giallo. Da dietro sta calciando in porta, lo calcia da dietro. Principe ha fatto almeno 7 falli da giallo, se parliamo di regolamento. Sei al settimo minuto nella tre quarti avversaria, non l'ho trattenuto, non l'ho scalciato, non ho fatto fallo grave. Un arbitro con un minimo di senso viene e dice: Zoccolo, guarda che t'ammonisco, anche perché sono il centrale di difesa, mi dai un cartellino all'ottavo minuto, poi basta niente per darmi il secondo giallo. Ma non è neanche
neanche quello, non c'è stato un grandissimo errore. Il problema più grande è stato la direzione di gara completamente a senso unico, che ha fatto capire fin dall'inizio che quella gara la voleva impostare in un certo modo Arbitrino e l'ha tenuta tutta così per tutta la partita. Tantissimi gialli non dati a loro, i nostri sempre ammoniti, un atteggiamento sempre a infastidirci e a innervosirci. Quindi, per quanto mi riguarda, non mi è piaciuto assolutamente l'atteggiamento di Arbitrino, che è ripetitivo, non è la prima volta col Milan, è ripetitivo sul Milan. Quindi, secondo me, lui non è nelle condizioni di poter arbitrare il Milan, perché non è tranquillo quando arbitra il Milan. A me dispiace che non sia qui, perché sarebbe stato sicuramente interessante chiacchierare e confrontarci in live. Mi dispiace che il suo discorso, la sua analisi, abbia perso di qualsiasi tipo di credibilità dopo 10 secondi, perché io non posso ascoltare nessun tipo di analisi se tu parti dicendo ce l'ha con noi e parte prevenuto con noi. Perché non sta in piedi, perché non è una cosa reale, è ovvio. Si può parlare dell'errore e stiamo qui per parlare dell'errore, ma l'anno scorso la Roma perde il derby d'andata perché Arbitrino ci toglie il gol del 3-1 e poi la partita finisce 2-2. Perde col Napoli perché sul 2-2 Arbitrino non fischia un fallo su Principe e ci fanno il 3-2. La Roma ha perso per Arbitrino o ha perso per altri errori? Io penso che abbia, per come ragiono io, per altri errori. Ma vogliamo dire che ha perso per Arbitrino? Mi avete mai sentito dire o pensare che Arbitrino ce l'ha con la Roma? Ha senso un pensiero del genere? Ovviamente no. Arbitrino può commettere degli errori per il Milan oggi, per la Roma ieri, per l'Inter domani, per la Juventus lo ha fatto, per la Lazio, quello che vi pare. Per fare un tipo di ragionamento legato alla buona o cattiva fede, già ne sentiamo troppi in Serie A, non ne voglio nella YouTuber League. Zoccolo, mi dispiace che tu non sia qui a parlarne, perché avremmo avuto un bel confronto, ovviamente diplomatico ed educatissimo, però onestamente non può stare in piedi. Poi fa un'analisi sugli episodi, ma c'è poco da ascoltare a quel punto. Sì, io non ho nessun interesse nell'andare contro una squadra, cioè gli arbitri arbitrano per loro stessi, io comunque ho un allenamento alle spalle di categorie eccetera eccetera, arbitro per me stesso perché poi ci metto sempre la faccia, spiego quello che va, quello che non va e non mi sognerei mai di favorire una squadra a scapito di un'altra, quindi a questo punto di vista non è appunto un discorso che sta in piedi. La risposta che abbiamo dato io e Arbitrino mi sembra sufficientemente chiara, soprattutto perché, ragazzi, allora, si parla di squadre vere. Io so che per definizione, soprattutto in Italia, quando c'è la vostra squadra in ballo si fa fatica a mantenere un po' di lucidità. Bisognerebbe però avere quantomeno il buon senso di analizzare gli episodi senza parlare a caso di malafede. E ci teniamo soprattutto all'interno della YouTuber League perché ne abbiamo già parlato in un altro video che tra l'altro trovate qui nelle schede, in cui vi raccontavo del VAR, degli assistenti. Si può sbagliare, Arbitrino è un creator, perché io posso permettermi da creator di sbagliare un passaggio e lui non può permettersi da creator di sbagliare un fischio, di ammonire piuttosto che di fischiare un fallo che non c'era o non fischiarne uno che c'era. L'errore è concesso a tutti e soprattutto all'arbitro, perché poi è inutile, non seguiamo in giro, far passare Arbitrino da brutto e cattivo. Il problema è Arbitrino, cambialo, perché c'è chi mi ha detto: Fede, ma perché non richiami Om? Perché Om è scappato dal fare l'arbitro perché aveva cominciato a essere odiato dopo un rigore non fischiato, dopo un giallo non dato e cose di questo tipo. Il problema non è Arbitrino, il problema è che nell'immaginario del tifoso l'arbitro è il nemico e a me sta cosa non piace, quindi cercheremo di combatterla. Arbitrino ogni tanto può sbagliare, ogni tanto può fare cose positive, ma la cosa fondamentale è essere noi in primis più bravi a trasferire i messaggi diversi, al di là di quello che può essere l'agonismo in campo, perché se poi determinate cose le fai in campo è una cosa, se le fai nel post partita quando puoi ragionare è un pochino più grave. Infatti non sono contento di questa uscita di Zoccolo, però mi sarebbe piaciuto confrontarmi con lui in diretta. Così come non voglio neanche condannare Zoccolo e basta, perché anche Zoccolo è brutto e cattivo. Tutti abbiamo esagerato, stiamo esagerando. Poi lo vedete, chi è più sopra le righe, chi è meno sopra le righe. Io personalmente cerco sempre di far passare dei messaggi positivi, non sempre ci riesco. Di certo vi mostro sempre quello che succede, senza volerlo esasperare eccessivamente con liti fake o cose di quel tipo, senza voler nascondere eccessivamente e far passare l'albero azzurro. Cioè, vi faccio vedere quello che succede. Ci sono partite un po' più accese e devo dire che non sono contento del clima che si sta creando ultimamente. Dovrò essere io il primo a provare a prendere delle contromisure, ma in ogni caso è arrivato il momento di capire anche oggi la moviola di Milan-Roma. Quanti episodi, dubbi, Arbitrino ha realmente sbagliato e quanti invece no. Cerchiamo di capirlo insieme con gli episodi che abbiamo rivisto e commentato in live. In avanti per Lazza, prova a passare in qualche modo, altro contatto e altro fischio di Arbitrino, anzi ha cambiato idea qui Arbitrino, non è rigore ma è solo calcio di punizione, questa volta sono i giocatori del Milan a lamentarsi, in particolare con Berlini, questo emblematico di Simone Berlini. Beh,
sembrava dentro a occhio e croce, però sì. No, con il replay poi ho visto che si è assolutamente dentro. Qui, allora, ringrazio il cielo, io non sono particolarmente credente, ma ringrazio il cielo che hanno segnato comunque, quindi questo errore è stato in un certo senso influente. E io voglio chiedere scusa ad arbitrino, parto da questo presupposto, che non l'ho aiutato. Si vede chiaramente, dopo l'intervento, io guardo il primo intervento e vedo che c'è fallo, ero convinto che il secondo intervento fosse sul pallone, quindi sono andato convintissimo a dirgli: Ale, guarda che è fuori, e lui non mi ha mai ascoltato, perché guarda che fallo gliel'avevo detto su Principe Roma Napoli. Non è che se Marconi organizza e dice una cosa, arbitrino ci crede, non funziona così, sono più le volte che non mi dà retta. In quel caso mi ha dato retta e di conseguenza non l'ho aiutato io e mi dispiace. Quindi sono d'accordo con Ale quando dice meno male che hanno segnato, perché sarebbe stato un brutto episodio, soprattutto anche da parte mia che non ha dato una mano all'arbitro. Allora andiamo a vedere il doppio giallo che ha fatto discutere e ha fatto incazzare, diciamo, lo zoccolo duro. Poco movimento, non sa dove andare Steve, viene incontro Lazza, poi Rapolla in qualche modo allontana e c'è il fallo di zoccolo duro. Arriva anche il primo cartellino della partita, giallo per zoccolo duro. Prima che vada avanti, secondo voi questo giallo ci stava, ragazzi? No. Secondo me invece sì, nel senso è al limite, cioè nel senso non è un giallo che se tu lo guardi dici come hai fatto a non dare giallo, però Mazzei parte, Cruz sta partendo, lo può servire, fermo una ripartenza per essere il primo giallo, è un giallo che ci sta. Se era un secondo giallo dicevo arbitrino ma che cazzo stai a fare, ma per essere un primo giallo in una fase di partita in cui Mazzei riparte e Cruz, guardate, taglia, e quindi se Mazzei lo serve Cruz va in porta, è un giallo che ci può stare. Cioè non è scandaloso essendo il primo, secondo me. Poi non lo so, è chiaro che aggiungo sempre, non puoi dire se è il primo sì, se è il secondo che cazzo serve. No, ma ha un ovviamente attenzione Dani, ha un peso nella partita. Quindi è ovvio che il discorso di Simo è per quella motivazione lì. Secondo me questa è una bella chiamata però di arbitrino che capisce il potenziale pericolo della Roma che sta ripartendo, e qui io ammonisco. Questa qui è un'immagine molto eloquente, perché è che è una rimessa a favore del Milan. Ok, in zona d'attacco. Questo significa che il Milan porta degli uomini dentro, che ci sono degli uomini di fianco, come c'era Steve, Vale, Bise, che non possono intervenire perché Steve sta battendo, Bise è là dietro, gli altri sono dentro l'area. Qui c'è Mazzei che può andare dritto e può servire Sergio Cruz. Arriva lo zoccolo, lo stende, lui si lamenterà che sono nella tre quarti avversaria, ma il campo, cioè la posizione del campo non c'entra nulla, specialmente in un campo 8 dove con un passaggio sei praticamente in porta. Né tantomeno il minutaggio, perché ci sono diversi tipi di fallo. Un fallo imprudente lo puoi gestire, uno sgambetto, un fallo un po' sopra le righe lo puoi gestire. Un fallo tattico è sempre ammonizione anche dopo 30 secondi, per dire dopo un minuto e mezzo, come è stato con Fratino, Juventus-Inter. Quindi questo qua è un giallo, non dico schiacciante, però sicuro, cioè sono andato sul sicuro. Allora direi di andare al secondo giallo, dopo il commento di questo. Cambio gioco per Simone Perlini. È buono il controllo del numero 11. Perlini in avanti, lo scambio, poi tiro in porta. La grande parata di Pechini. Ottimo anche il grande passaggio back di Greenbaud. Sull'asse Perlini-Greenbaud. Il Milan cerca il gol del 2-0, ma per adesso Pechini risponde sempre presente. Sergio Cruz prova a andarsene. Cruz atterrato da zoccolo duro, che era già ammonito. Ed è il secondo per zoccolo duro. Rosso. Rosso per zoccolo duro. Questo, diciamo questo... che qui si discute tanto. Poi adesso voglio sentire anche Sergio sul contatto, perché lui è protagonista. Si discute tanto della rimessa. Era già ammonito. Esatto. Riguardo alla rimessa, vabbè, io ero lì attaccato. Diciamo che avevo un mezzo dubbio. Cioè, il pallone non ha subito una deviazione clamorosa. Ho sentito quel classico tocco ininfluente quando senti tac, come quando dai un calcio d'angolo senza aver visto che c'è la deviazione, perché senti. Infatti io sto lì in zona per controllare che non ci sia una diatriba, però cioè non posso dirvi con certezza di chi fosse la rimessa da quel punto di vista. Dobbiamo soffermarci su quello che succede dopo. Tutti e due col braccio sono partiti normale, poi è caduto sulla mia caviglia, che ancora ho i segni, però secondo me è stato anche sfortunato, perché secondo me non voleva entrarvi, vedi che quando io taglio davanti sì, lui ti cade addosso praticamente. Perché era un po' più veloce, magari se lui rallentava non so neanche se segnavo, che comunque non era facile, però è stato un po' sfortunato che si è caduto su di me, sulla caviglia lì, però come magari stava andando in porta, ci sta il doppio giallo. E sì, per la stessa motivazione del primo fallo, interrompe una promettente azione d'attacco. Più che altro Zoccolo si lamenta del fatto che anche Sergio lo abbia trattenuto, e in parte è vero all'inizio, ma non porta al fallo, perché se guardiamo adesso il replay qua, allora lo trattiene
esattamente in, guardare in questo momento qua, però qua non succede nulla, poi vanno avanti e poi lui gli casca addosso, quando da mo che guarda le braccia sono avanti, da mo che ha smesso di trattenerlo, poi appena casca lui dice subito ci siamo trattenuti entrambi, ma secondo me non era inerente, diciamo. Esatto, come dico in intervista, non è vietato nel gioco del calcio, che è un gioco di contatto, tenersi, cioè l'infrazione arriva nel momento in cui tu spingi, qui gli stringe la maglietta, cioè non c'è neanche un braccio che si allarga, che lo spinge via, cioè proprio un minimo contatto. Si sono toccati, si sono toccati, ecco, vedete qui. Sì. E qui si toccano e Zoccolo perde l'equilibrio. Sempre con la suola, poi l'esterno del rosso per Samuel, duello contro Pellegrino. Samuel ha un po' di spazio per girarsi. Pellegrino, due volte ancora Samuel, contatto, non c'è nulla secondo arbitrino. Parlate voi, per me insomma le immagini parlano chiaro. No, sì, è rigore. Sì, rigore. Ma è ritardissimo, non togli la gamba. Insomma, questi erano tutti gli episodi da Moviola, quelli che abbiamo rianalizzato in live su The Corner. Vi ricordo che insomma potete in descrizione andare a recuperarvi il link per seguirci in diretta, ma qualora non riusciate a farlo, come vedete ci sono questi estratti su YouTube per rianalizzare un po' tutto, vari argomenti nello specifico. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate anche degli argomenti che abbiamo affrontato oggi in questo video qui sotto nei commenti. Mi piacerebbe creare un dialogo anche assieme a voi, perché li leggo sempre, poi non rispondo ma li leggo sempre i vostri commenti, e ci aiutano anche a migliorare. Detto questo, il video è finito, ci vediamo molto presto con un altro estratto di The Corner e su Instagram con le nuove date, tra qualche giorno ve le sveliamo, per Inter Lazio e Napoli Milan. Un bacione, never give up e alla prossima.